Edoardo Pellegrino per Idea Web TV in questo lunedì 10 giugno 2013, come ogni settimana, consueto appuntamento per riepilogare i fatti più importanti del weekend sportivo in provincia Granda, e noi ovviamente ne parliamo come sempre con il nostro collega Andrea Rubiolo, direttamente dalla redazione di Idea Web TV. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti voi. Allora, sicuramente il fatto più importante di questa domenica di sport è stato quello svoltosi al Filippo Drago, dove la Prodronero si giocava la finale d'andata dei playoff interregionali contro la Triestina, una Prodronero che è riuscita a pareggiare 1-1, che non ha sentito timori reverenziali verso una formazione di sicuro blasone. Due gol nel giro di 20 minuti, poi un diluvio universale che ha colpito la Valle Maira, ha praticamente fermato il gioco, l'ha comunque condizionato fino alla fine. È stata una lotta nel fango, è finita in parità e adesso ci si giocherà tutto al Nereo Rocco di Trieste, uno stadio affascinante che sicuramente sarà teatro di una sfida molto molto importante. Assolutamente, una partita che purtroppo è durata 20 minuti, la partita vera è durata poco più di 20 minuti, dopo tutto questo acquazzone, anzi acquazzone è definirlo veramente in modo tenue, e questa pioggia che non ha permesso a due squadre assolutamente valide di farla propria gara, di dare il meglio di quanto si poteva fare. Diciamo che la vera differenza in questa gara l'ha fatta la diga davanti alla difesa formata da Bodino e Kitzen, che hanno coperto quello forse un po' meno concentrato, un po' meno decisivo Brondino. Comunque anche Bruno e Mandrigrano dietro sono una garanzia, e forse l'unica pecca è stata lasciare De Peralta un po' troppo solo davanti. Però Carlo Dutto non sta bene, quindi è anche giusto che non rischiarlo. Sicuramente la nota positiva è stata comunque la prestazione in sé della squadra, che non ha sentito comunque la pressione. Oggi, anche oggi, lo stadio era veramente stracolmo, una bellissima lezione di tifo, possiamo dirlo, da entrambe le parti, sia i tifosi di casa che hanno riempito lo stadio già un'ora e mezza prima dell'inizio della partita, sia quelli ospiti che sono giunti comunque dal Friuli, numerosi, che si sono fatti sentire dall'inizio alla fine. E adesso domenica prossima, con un risultato di 1-1 che avvantaggia leggermente la squadra di Costantini, può succedere comunque di tutto, e per questa serie di diretta c'è ancora grande speranza per i Draghi. Assolutamente sì, diciamo, bellissima coreografia in quel di Dronero, potrebbe, forse nessuno ci ha pensato, ma potrebbe essere stata l'ultima gara a Dronero della Pro, perché come abbiamo potuto anche vedere noi, come campo non è assolutamente omologato per una serie di, sia per tribune sia per campo da gioco. Comunque una bellissima lezione di tifo, dicevi, e mi accodo ai tuoi complimenti. La Triestina soprattutto, non me ne vogliono i tifosi dei Draghi, ha un vero e proprio tifo organizzato, molto sportivo, almeno per quanto si è potuto vedere oggi, molto attaccato alla maglia, visto che cantavano "non importa dove la Triestina giocherà, in eccellenza in Serie A, noi saremo sempre qua". E quindi diciamo che quando uno gioca in Serie B, vede la propria squadra in Serie B per anni e poi deve andare a giocare in eccellenza su dei campi decisamente diversi da quelli a cui era abituato, se arrivano 2-3 pullman da Trieste, è giù il cappello. E ovviamente noi abbiamo seguito la partita dal Filippo Drago, come avete avuto modo di vedere su Idea Web TV, con un ampio servizio che non è ancora finito, che continuerà nella giornata di oggi con le ultime interviste del post partita e la galleria fotografica. Quindi vi invitiamo ovviamente
connettervi al nostro giornale online per poter rivivere interamente le emozioni di questo comunque pomeriggio storico per Dronero e anche per la provincia di Cuneo. Adesso bisognerà vedere al Nero e Rocco come andrà e poi vedere, indipendentemente dal risultato finale di quest'ultimo atto di eccellenza, se ci sarà poi un eventuale ripescaggio in caso di sconfitta. Le percentuali sono comunque alte, quindi la possibilità di vedere la Pro Dronero in Serie D, le possibilità sono molto molto alte. Assolutamente sì, anche perché purtroppo questa crisi che sta attanagliando il nostro paese consentirà assolutamente alla Prodronero di andare in Serie D comunque. Molte sono infatti le squadre a rischio per la prossima iscrizione, per il prossimo anno. Quindi io credo che comunque vada la partita del Nero Rocco, la Prodronero saluterà l'eccellenza meritatamente. Bisognerà solo appunto capire quale sarà il futuro di questa squadra appunto per il campo, per questo campo sportivo che purtroppo non potrà essere il teatro dei sogni di ragazzi patron Beccacini. E prima di tornare al calcio giocato, passiamo a, diciamo, a quello non giocato, perché noi abbiamo lasciato il Cuneo Calcio la scorsa settimana, così, dopo una retrocessione, dopo le dimissioni del presidente Rosso, e in questa settimana comunque di spunti interessanti ce ne sono stati. In primis, la smentita riguardo una eventuale, diciamo, cordata milanese pronta ad acquisire la società, e poi in queste ultime ore le parole di Salvatore Iacolino, che proprio ai nostri microfoni ha, diciamo, fatto capire che lui a Cuneo ci tornerebbe di corsa molto volentieri, e ha lasciato comunque la porta aperta dopo il divorzio di 2 anni fa. Porta aperta, direi di più, forse la porta spalancata, quando non mi sembrava vero che stesse dicendo che i diverbi con la società si mettono da parte ed è tutta acqua passata. Sembra proprio una vera e propria candidatura, anche se non dimentichiamoci, Ezio Rossi ha ancora un anno di contratto e quindi sono ottime le possibilità che rimanga lui alla guida. Anche se, come si sa, Ezio Rossi era l'allenatore di Marco Rosso. Bisognerà vedere un pochino quale sarà la posizione del presidente, passa tutto di lì. Alcune voci non confermate, potrebbero essere anche solo chiacchiere da bar, mi hanno detto che in realtà ci stia già un pochino ripensando quello che ha detto. Però sono sempre chiacchiere da bar, i nostri microfoni. Ed è questo che conta. La sua volontà era quella di lasciare il Cuneo vendendo anche le quote societarie. Quindi noi teniamo per buone queste dichiarazioni, felici di essere smentiti da un comunicato societario nel caso le cose variassero. E ovviamente staremo a vedere, anche perché comunque se non ci sono acquirenti, cedere una società è qualcosa di pressoché impossibile, e in questo momento non appaiono all'orizzonte eventuali, diciamo, offerte particolari e convincenti. Quindi staremo a vedere. Noi ovviamente vi terremo aggiornati anche poi su quello che sarà il mercato della squadra, con tanti giocatori in scadenza, tanti giocatori in comproprietà, eccetera eccetera. Ovviamente sarà un'estate molto molto calda sotto questo punto di vista. Tornando invece al calcio giocato, oggi ha chiuso la propria stagione anche il Boves in promozione, dopo una stagione regolare comunque importante, chiusa al secondo posto. I ragazzi di Volcan hanno concluso con una sconfitta nei playoff. Si giocava oggi per il settimo, l'ottavo posto della graduatoria per i ripescaggi. Il Boves era già stato eliminato comunque al primo turno, sconfitta 1-0 dall'Oleggio, ma ciò che ha fatto parlare è sicuramente un episodio curioso,
prima della partita, perché la partita era prevista alle ore 17:30, ma allo stadio Boggione, al Renato Boggione, non si sono presentati gli arbitri. La terna arbitrale non si è presentata e fino alle 19:40 entrambe le squadre hanno dovuto aspettare una serie di telefonate, contatti per ricordare agli arbitri che dovevano venire ad arbitrare a Boves. Diciamo che è stato molto curioso, pare che la LND non abbia avvertito l'AIA di quello che era poi il programma della partita. Comunque poi si è giocato alle 19:40, il Boves ha perso 1-0, ha chiuso all'ottavo posto. Una stagione comunque molto, molto positiva da neopromossa, niente da dire, questi playoff sono stati un premio comunque a quello che è stata la stagione regolare. Sicuramente sì, diciamo che forse anche gli arbitri hanno capito l'utilità di questa partita non presentandosi. Purtroppo è già difficile ottenere un ripescaggio se non vinci playoff in seconda, terza posizione. Adesso andare a pensare che ripeschino la settima, l'ottava, mi pare sforare anche, raggiungere e sorpassare i limiti dell'utopia. Adesso vedremo il prossimo anno, anche perché voci, sempre quelle di corridoio di cui parlavamo prima, parlano di un Volcan lontano da Boves, e quindi chi lo sa che magari altri scenari non si aprono con altri allenatori, o che se il ciclo Volcan dovesse finire, chissà quale sarà il futuro della squadra bovesana. A riguardo si parlava di un possibile approdo di mister Maccagno, che sembra praticamente sicuro di lasciare il Pedona dopo tanti anni. Si aprirebbe una nuova era con un allenatore comunque di grande esperienza. Tra l'altro, a proposito di allenatori, in settimana il Saluzzo ha ufficializzato il nuovo allenatore, cioè Ettore Cellerino, che ha sbaragliato una concorrenza folta, a sorpresa. Si erano fatti i nomi di Zaino, di Careglio, da Milano, di Gallo. Alla fine l'ha spuntata Cellerino dopo l'annata chiusa con la retrocessione con la Erasca Cumionese. Sì, diciamo che Saluzzo forse per quest'anno vuole addirittura partire già bene e quindi ovviare al problema di doversi salvare in corsa. Dopo aver messo a segno il colpo Gallo, il colpo Cellerino, che comunque è un signor allenatore, e il mercato dice già Caldarola, dice già la Padula dal Lucento, quindi due colpi di assoluto valore. Adesso bisogna capire un attimino quali saranno gli ulteriori acquisti della squadra di Boretto, che comunque si è messo notevolmente avanti con il discorso 2013-2014. E forse ha capito per una volta la lezione, diciamo, evitare una partenza d'handicap per fare un campionato sicuro finalmente. Scendendo di categoria, c'è un caso che sta facendo discutere, anche in questo caso voci di corridoio negli scorsi giorni, ma adesso sono voci che sembrano essersi materializzate, cioè sono le voci riguardanti la GEM Tarantasca, una GEM Tarantasca che ha vinto il campionato di prima categoria, quindi avrebbe il diritto di affrontare il campionato di promozione. Sembra che la squadra non si iscriverà al campionato di promozione, lasciando così via libera alla Virtus Mondovì, che retrocessa ai playout potrebbe trovare il via libera e iscriversi anche per l'anno prossimo. È certo che una Virtus Mondovì con tale Enrico Fantin in attacco, si parla anche di Perry e poi magari con la conferma di Iacu, potrebbe essere una squadra che dalla retrocessione potrebbe puntare a qualcosa di ambizioso. Comunque incredibile quello che sta succedendo a Tarantasca, nessuno alla fine della stagione si aspettava questa incredibile svolta estiva. Direi fantastico quello che sta succedendo, perché è il colpo di scena alla fine di un'annata veramente monstro per i ragazzi di Patron Boglio. Chi se lo aspettava? Beh, penso nessuno, perché
una società che prende giocatori in stile Prato per poter vincere il campionato finalmente dopo una rincorsa durata anni tra Tarantasca, Gembusca, fanno la fusione per diventare più forti, vincono il campionato a mani basse e poi cedono il titolo sportivo che, ricordiamolo, comporterà presumibilmente al Tarantasca di ripartire dalla terza categoria. Adesso servono conferme, però così pare. Quindi non sarà una scelta facile. Ora tenia comunque l'ufficialità per poterlo dire con certezza, anche se la società di Bosio sta operando in maniera abbastanza convulsa, poiché dopo i primi giorni di mercato dove sembrava tutto certo per fare una grande squadra, si era parlato anche di una possibile fusione col Busca, ma l'articolo 22, se non erro, delle Noif scongiura questo caso, avendo già la GEM Busca e il Tarantasca fatto una fusione l'anno scorso. Dopo questo si è parlato della gente Tarantasca come squadra comunque più che mai valida per la stagione di promozione. Nascerà una squadra di calcio femminile a Tarantasca, è praticamente ufficiale, e quindi lascia decisamente perplessi la scelta di non iscriversi alla promozione. Forse sicuramente vendendo i diritti è sicuramente meno dispendioso che fare una promozione. Bisognerebbe capire cosa è stato nella testa della società, appunto, di Patron Bosio quando hanno deciso di vincere il campionato scorso. E adesso staremo a vedere, soprattutto, come dicevi te, sarà interessante capire le cause di questa svolta improvvisa. Comunque dobbiamo ancora aspettare l'ufficialità, quindi noi parliamo sempre con il condizionale, anche se tutto sembra portare a questo epilogo incredibile, e ovviamente aspettano anche gli sviluppi i tifosi della Virtus, che potrebbero veramente ritrovarsi con una salvezza in promozione arricchita da un colpo come quello di Fantini, che adesso è entrato a far parte da poco della dirigenza, potrebbe comunque concludere la sua carriera a Mondovì, e comunque un suo giocatore anche a 37 anni in promozione potrebbe veramente fare cose incredibili, cose eccelse, fare tanti gol, quindi sarebbe un doppio colpo per la società monregalese. Se giochi in promozione con Fantini, Perri, lasciamo stare Jacopo, se giochi in promozione con Fantini e Perri devi considerare, per non fare lo stesso errore della gente all'Antasca, di trovare già probabilmente i soldi per l'eccellenza. Quindi occorre una lungimiranza al primo regalese, che magari al posto di trovarsi, avevamo parlato un caffè fuori campo con i dirigenti e l'allenatore del Villanova CN, che c'era questo rischio di trovarsi con zero squadre monregalesi nei campionati più alti, e adesso con questa Virtus Mondovì che probabilmente prenderà il posto della gente in tasca, e soprattutto con una coppia d'attacco che potrebbe presentarsi via del genere, sarebbe una soddisfazione unica. E credo che Luca Perri accetterà appunto questa sfida, perché comunque sarebbe probabilmente un culmine anche grosso, un'ottima chiusura per la sua carriera, giocare al fianco di un giocatore come Enrico Fantini. E a proposito di Perri e Fantini, entrambi hanno partecipato a un evento importante che noi abbiamo seguito in maniera anche approfondita. Venerdì sera il Memorial Carmine Scaccuto, un torneo di beneficenza svoltosi al torneo Paschiero. Non solo Fantini e Perri, che quest'ultimo era anche uno degli organizzatori, ma tanti nomi del calcio cunese, non solo, basti pensare a Lis Gomis, portiere del Torino, a Marco Gorzegno, cunese della Juve Stabia,
poi a tanti ex giocatori del Cuneo, a tanti giocatori attuali del Cuneo Calcio come Garavelli, Cristini, e passerò tanti piccoli giocatori, piccoli amici del Cuneo Calcio, del Boves, dell'Olmo e del Pedona. Sicuramente una serata speciale al Paschero, che ha avuto anche un buon riscontro di pubblico nonostante fosse venerdì sera e nonostante un clima non proprio estivo. Un freddo becco, io direi, anzi, assolutamente un freddo gelido che comunque non ha tarpato le ali a questa magnifica iniziativa, con gli organizzatori Ferri e Campana su tutti. Bellissima l'atmosfera, bellissimo, la completezza dello stadio Paschero, con i tifosi, i bambini che facevano capannello davanti a Romis per farsi firmare i guanti o la maglia o il braccio. Quindi diciamo che era stato compreso pieno lo spirito di questa iniziativa. Noi ringraziamo innanzitutto per l'invito che ci hanno fatto gli organizzatori, ed è stato anche un piacere, lo ricordiamo per dovere di cronaca, vedere la vittoria degli All Star con Andrea Passerò, leggermente dimenticato, usiamo un eufemismo, quest'anno nel campionato del Cuneo, alzare la coppa del triangolare davanti ai tifosi. Forse diciamo che potrebbe essere il saluto di Passerò al Paschero, però questo è un altro discorso. Tra l'altro una serata che ci ha permesso anche di fare il punto su alcuni casi di calciomercato molto interessanti, come proprio quello di Gomis, che dovrebbe andare al Pescara, anche se si attende di sapere i risvolti su Gillet nel Torino. Come avete saputo, Gillet adesso è stato di nuovo implicato sul filone bis del calcio scommessa Bari, quindi si attende anche sotto questo punto di vista. Lui ha detto che vuole giocare, quindi probabilmente andrà al Pescara, però non si sa mai. E poi anche quello riguardante Marco Gorzegno, che ha ancora un anno di contratto con la Juve Stabia e che potrebbe accasarsi al Cesena, una squadra che lo sta cercando con prepotenza, quindi staremo a vedere. Sicuramente anche sotto questo punto di vista il Memoria Scacuto c'è stato molto molto utile. Assolutamente fantastico, io credo proprio che sia stata una magnifica serata e spero di poter esserci ancora il prossimo anno per riviverla, perché è stata veramente una serata unica con dei campioni che, più che oltre ad essere campioni, sono delle persone molto disponibili e che ci hanno regalato, oltre a un bel calcio, perché alla fine dei conti il bel calcio non è mancato, anche tanta professionalità e tanti sorrisi parlandoci insieme. E ovviamente anche per questo evento sono disponibili tutte le foto e i video su Ida Web TV, anche in questo caso un servizio molto molto completo per voi lettori. Chiudiamo con il calcio femminile, perché oggi è stata una giornata di annunci per il Cuneo, perché il Cuneo apre ufficialmente una nuova era, quella del duo Minolitti-Librandi, che sarà il nuovo tandem di allenatori per la prossima stagione in A2. Sì, un tandem tutto ligure in realtà, perché i due tecnici hanno esperienze esclusivamente in Liguria, escluso Librandi per quelle ultime partite dell'ultima stagione. Diciamo che una scelta da parte di Patrone Vaccalipo di allargare gli orizzonti a una squadra forse più ligure che cuneese dal punto di vista delle giocatrici, sia chiaro. Però d'altronde c'è area di rivoluzione a Cuneo, dove appunto, diciamo prima, la gente Tarantasca aprirà i battenti probabilmente sulla panchina siederà Sonia Bertoloni e probabilmente alcune giocatrici come Francesca Vallauri, Erika Naso, Arianna Testa
Angelica Armitano e forse Noemi Astigiano potrebbero accasarsi a questa nuova società in Serie D, che diventerebbe dunque la candidata numero uno per risalire subito alla prima categoria superiore. Per chiudere, infine, sempre sul calcio femminile, a Saluzzo questa sera, se non sbaglio, adesso tu mi correggerai perché sei uno degli organizzatori, ci sarà un evento molto particolare, un evento anche qui per un fine nobile. Nella serata di oggi, tu Andrea sei fra gli organizzatori, spiegaci bene in che cosa consiste e quali sono le finalità. Allora, il Milan Club Saluzzo ha deciso gentilmente e in modo molto, molto cordiale di regalare alla Museo Saluzzo Calcio Femminile un defibrillatore omologato che, ricordiamo, sarà obbligatorio non dalla prossima stagione ma da quella dopo su tutti i campi, anche quelli dilettantistici. Un regalo che resterà, che potrebbe aprire le porte anche come esempio ad altre realtà, e verrà consegnato appunto dal Milan Club Saluzzo questa sera alle ore 20:30 presso il campo di Via Grancia Vecchia a Saluzzo. Per l'occasione il sodalizio di mister Giuliano Mugello affronterà una selezione del club rossonero in un amichevole appunto solo ed esclusivamente per divertirsi, per festeggiare insieme questa lotta che mira ad evitare che ci siano altri casi come Morosini o Bovolenta. Quindi l'appuntamento è fissato per questa sera alle 20:30, il bisso d'inizio. Venite perché è una bella dimostrazione di solidarietà, è una bella dimostrazione di collaborazione che tra società, enti, eccetera, non è mai semplice, soprattutto Saluzzo, e quindi io credo che meriti venire. Saranno presenti il sindaco, gli assessori, dovrebbero esserci anche un paio di giocatori della Primavera del Torino, ma adesso non saprei dirvi di più, anche perché hanno molti impegni. E ci sarà anche una sottoscrizione a premi, dove il primo premio sarà una maglia di un giocatore del Milan firmata, e poi tanti altri premi come ad esempio la maglia di Wout Weismann autografata, la maglia della nazionale di volley autografata da tutti i giocatori della nazionale, e un pallone del Milan firmato da tutti i giocatori. Quindi, se volete accaparrarveli, venite pure a vedere la partita, sarà un modo per provare a portare a casa questi premi, ma soprattutto un modo per vedere anche la squadra femminile all'opera in uno, per uno sport che è ancora troppo bisfrattato e chiuso in un ghetto da parte di molte persone. Bene, quindi mi raccomando, partecipate numerosi questa sera a Saluzzo. Per questa settimana è tutto, noi diamo l'appuntamento fra 7 giorni, perché ci sarà ancora di cui parlare, perché ovviamente la Prodonero giocherà a Trieste la finale di ritorno dei playoff di eccellenza, quindi vedremo se il sogno Serie D diretto riuscirà a essere realizzato o se bisognerà parlare di un eventuale ripescaggio. Poi ovviamente se ci saranno sviluppi di calcio mercato sul Cuneo Calcio, sull'eccellenza, sul Bra, che in questo momento sta, diciamo, sta vivacchiando, non si è più sentito niente, anche su Diagne sembra che la situazione con la Juventus sia un po' in stallo, quindi staremo anche a vedere questi casi. Ovviamente se ci saranno aggiornamenti a riguardo noi saremo qui per raccontarveli. Appuntamento quindi fra 7 giorni. Grazie Andrea, come di consueto, per la disponibilità, e alla prossima. Grazie mille a tutti voi, grazie.